Avete dovuto continuare a lavorare perché il vostro era un codice Ateco che rimaneva aperto. Avete fatto sacrifici, avete rischiato perché girare per l'Italia in quel periodo non doveva essere facile. Avete ricevuto camionisti da ogni parte del mondo e probabilmente però anche voi avrete sentito il calo del fatturato connesso alle aziende alle quali date i vostri servizi. E la Regione Puglia ha fatto un piano da 750 milioni di euro per aiutare tutte queste imprese, perché uno dipende dall'altro. Tutte le ricette nelle quali si dice io mi devo salvare da solo, prima di Altamurano, poi quelli di Gravina. Ci sono me, chi di Gravino, qui di Altamurano. Chi di Altamurano, quelli di Gravina. Senza ombra di dubbio. C'è sempre un motivo per dividersi. Invece questa pandemia che cosa ha dimostrato? Che uno dipende dall'altro. E che ci vuole uno Stato regolatore, ci vuole un'Unione Europea regolatrice, ci vogliono le grandi organizzazioni internazionali, perché quando succede un guaio bisogna prendere delle decisioni alle volte difficilissime su come far viaggiare gli aerei, come far viaggiare i camion, come far viaggiare le merci, che tipo di vaccini e come concentrare la ricerca. Insomma, si stanno le cose piccole piccole come una panchina o un albero e dobbiamo sistemarle e le abbiamo sistemate. E stanno delle cose grosse. Quello che non possiamo accettare è di essere presi in giro da gente che a noi del Sud ci ha solo perseguitato per anni ed anni, ci ha persino insultato ogni volta che c'è stato qualche problema. Provate a immaginare se il casino che è successo al Nord fosse successo qui, avrebbero detto che stava nelle cellule dei meridionali lì, la tragedia sanitaria. E invece noi li abbiamo aiutati a loro, come sempre, perché li siamo andati ad aiutare sempre.